è stata una grandissima giornata di spettacolo della nostra città. Napoli era straordinaria ieri, dalla mattina fino a notte, una grandissima festa in Piazza Plebiscito, musica, allegria, famiglie, bambini, giovanissimi, un clima sereno, una Napoli piena di turisti con i soldi che cominciano a girare perché si spende. Economia che si mette in movimento, abbiamo intrapreso la strada giusta e la porteremo fino in fondo per dare grande forza a Napoli e molti posti di lavoro per le persone che soffrono e soprattutto per i nostri giovani. C'è sempre qualcuno che fa il monello, fa lo scugnizzello, fa il delinquentello, accade in tutti i posti del mondo, è capitato anche a Napoli, ma non ha rovinato la festa. Ieri abbiamo avuto dei dati incredibili, 170.000 passaggi in metropolitana, cioè io penso che ieri complessivamente in Piazza Plebiscito solamente tra la mattina e la sera sono passate 200.000 persone. Io sono stato anche al Vomero, sono stato a Agnano, sono stato sul lungomare, in altri luoghi della città e c'erano migliaia e migliaia di persone, quindi è una città viva, contrariamente a quello che ha scritto qualcuno qualche giorno fa, che Napoli è una città morta. Io invito queste persone a venire a Napoli e rendersi conto che tra mille problemi questa è una città che di tutto si può dire tranne che è una città morta, una città vivissima alla faccia di chi ci vuole male. E noi purtroppo abbiamo poche risorse, pochi mezzi e pochi soldi, vorremmo fare di più, però devo ringraziare i napoletani che lavorano anche nelle nostre aziende, che stanno facendo tantissimi di loro dei sacrifici enormi, perché poi siamo tutti napoletani, quindi l'orgoglio napoletano è di tutti noi. Vedere che le cose funzionano è un motivo di soddisfazione per i napoletani, per i dipendenti, per i lavoratori, per i commercianti. Dobbiamo, dare grande forza a questo spirito di appartenenza alla nostra città. Ed è straordinario vedere che ogni giorno ormai a Napoli ci sono iniziative, quindi basta parlare del grande evento che c'è a Napoli, che non è così. Da qui a Natale avremo eventi ogni giorno, quindi immaginate quanta economia, quanto lavoro e quanto si riesce a fare a Napoli in un momento come questo con l'entusiasmo che tutti noi stiamo mettendo in campo.